con un grandissimo applauso. Pronti per la palla 2, saltano André e Tinara Moore. Si inizia questa gara 1 delle semifinali playoff scudetto, e allora possiamo aprire il sipario perché inizia lo show con la palla 2 vinta per la numero 12 Trucco. Si corre dall'altra parte con Tinara Moore che va ad appoggiare 4-0 per Gorini. Il blocco, il pick and pop che funziona, vediamo se arriva anche il tiro da 3 punti. Arriva la tripla di Maddalena Gorini, che penetrazione, scarico fuori per Dojkic, piedi per terra, fritta di Ivana Dojkic. Le mani, il pallone pareva cadesse nelle mani di Trucco. Arriva da dietro Ovis André, tripla di Dojkic, tripla di Kitty Alaxa, e la Segafredo con Ovis André che va a cercare sotto Ruper con il rischio di violazione di Zandrasini. Fuori per Ruper, piedi per terra, Iliana Ruper. Intanto Gorini nel dubbio mette tutti d'accordo, invece che 2 secondi e 6, 8 secondi per andare al tiro. Ruper guarda per un attimo il canestro, poi riceve Zandrasini, e questa volta sì, e così per dare una fa un semi in out. Dall'altra parte Moore, piedi per terra, a segno da numero 12 della Allianz Jazz, 6N Parker l'ha recuperata e sono 4. È stata aiutata da Del Piero, però è stata molto brava. 6N Parker in maglia bianca. Gorini, arresto e tiro. Wow, mamma, che bravissima, è bravissima, sa quando passa in angolo Del Piero. Penetrazione e movimento, Giorgevic di Ivana Dojkic. Wow, che eventuali 3 gare, intanto ottava da 3 punti di tabella non dichiarata, ma di cui raccontare per di questa ragazza. Intanto il giro e tiro, il fade away di Cecilia Panzera, non riesce a trovare il tiro, poi cerca Holmes. Kitty Alaxa vuole andare fino in fondo, evita il Panzera, il blocco di Moore, ancora fuori per la numero 12, la tripla di Valeria Trucco. Ragazze di coach Cinzia Zanotti, che è in doppia cifra, e Ivana Dojkic provare canestro, e qui ne deve approfittare la Segafredo. Zandrasini vede lo spiraglio per andare fino in fondo. La Segafredo chiede di spingere in transizione Zandrasini per Dojkic, che vorrebbe anche il fallo. Come avevi detto tu in precedenza, Tinara Moore e Valeria Trucco. Intanto da 3 punti Panzera, la tripla, blocco di Trucco, c'è il pick and pop. Trucco ancora non molla, a Trucco si potrebbero dare altri 2. Arresto e tiro di Kitty Alaxa con una semplicità a terminare a canestro il tentativo di Moore, di 6N Parker, scusate, di André, e perché 6N Parker poi va a finire, vola, rimbalzo, lo prende proprio lei, poi fuori per Parker. Proprio di sì, anche se è qui il backdoor, è qui il backdoor di Beatrice Barberi. Tanta fatica ha dovuto fare Bologna per allungare, intanto senza utilizzare il timeout che molti magari potevano richiedere barra aspettarsi, e è riuscita a 2 la Segafredo Virtus Bologna, va in vantaggio con gli applausi del Paladozza, con gli applausi anche di coach Cinzia Zanotti per le proprie ragazze. È 1-0 per la Segafredo Virtus Bologna. Molto bravo, molto